mare è calmo, il vento propizio, niente in vista. Va bene. Ehi, coperta! Guardate! Portami un arco. Guarda. Sinbad! Guarda, Sinbad! Guarda su in alto! Ha un oggetto! Vieni qui. Porta qualcosa che luccica. Non rassomiglia a un albatros. Le gazze rubano gli oggetti che luccicano. È troppo grande per essere una gazza. Omar! Idiota! Hai portato la sventura su noi tutti! Sinbad! Meglio gettarlo in mare. Porta sfortuna. Lo sento. Attento, Sinbad! Per il nome di Allah, gettalo in mare. Io me lo tengo, invece. Andiamo con gli
scogli! È la Marabia. Deve essere la Marabia. Allora abbiamo sbagliato rotta. No. Tutto questo deve far parte del sogno che ho fatto, Rashid. Ci ha portato qui qualche forza misteriosa. Non è forse scritto che il saggio cerca di realizzare il suo sogno per poi seguirlo? Alcuni dicono che Allah parla a noi mortali attraverso i sogni. Respingere i sogni è rinnegare Allah. Sinbad, chi cammina sui carboni si brucia i piedi. Sinbad. Io scendo a terra. Ma c'è una bella insenatura più avanti. Là ci ritroveremo. Avanti, tutti a posto di manovra. Saresti tu, Sinbad? Sono io. Ma sei anche un ladro. È un ladro e un re finché non viene colto. L'amuleto che porti al collo appartiene a me. Rendimelo. O resterai senza collo perché avrai la testa mozzata. L'hai rubato al mio messaggero. Avanti, rendimelo. Va bene. Ah! Ah,
È molto tempo che ti aspettiamo. Mi è sfuggito, Ahmed. Ha raggiunto la città e mi è sfuggito. Le guardie del sultano l'hanno aiutato. Ma voi siete salvo? Ho fatto calare le grate delle porte davanti ai loro visi da idioti. Ma alla vostra mano? Affrettiamoci, Ahmed. Chi va in cerca di perle non deve dormire. Sinbad ora si trova col gran visire. Io devo sapere di che cosa stanno parlando. Nei muri ci sono i topi e i topi hanno orecchie. Io ho la mia spia. Mi ha salvato una volta, dovrà salvarmi ancora. La tua è una strana storia, Sinbad, ma c'è una cosa che la rende credibile. L'amuleto che pende dal tuo collo, che ci rende alleati contro lo stesso nemico, in quanto esso è a lui necessario quanto lo è a me. Forse è il destino che ci ha fatto incontrare, e vorrei che così fosse. Perché? Il nostro paese sta per essere soffocato dai mali nei quali ci ha sprofondato il principe Kuras. Kuras? L'uomo che mi ha assalito. Un essere esperto in tutte le arti magiche e deciso a soggiogare la nostra nazione e a renderla schiava. Prego. Ho anch'io una strana storia da raccontare. Il nostro sultano non aveva figli maschi e prima di morire nominò me gran visir ed erede di due cose che costituiscono un segreto di importanza capitale per tutti. E quali sarebbero queste due cose? Ora vedrai. Ecco qui la prima delle due cose. Questi dipinti raffigurano la profezia di fatti che si dovranno realizzare. Ben poco ne rimane, perché appena il sultano ebbe esalato l'ultimo respiro, mentre io mi affrettavo qui per conoscere il segreto, una grande sfera di fuoco avvolse questa sala. Le fiamme distrussero i miei lineamenti. E dei dipinti lasciarono queste poche tracce bruciate che ora tu vedi. Una sfera di fuoco? Sì, ed era opera di Kuras. Erano due le cose che vi furono lasciate. Ecco la seconda, quella che il fuoco non riuscì a distruggere. Un amuleto, un simbolo, un enigma. E si tramanda che l'enigma incomincerà ad essere sciolto quando questo amuleto e quello che pende dal tuo collo saranno al cospetto della grande deità che dimora nel tempio dalle molte facce. Però è ancora incompleto. Combacia perfettamente. Vedi se avevo ragione, Sinbad. È il destino che ti ha portato qui. Sì, ma è ancora un enigma. E queste... queste sarebbero le chiavi di un grande segreto. Ma quale? Cosa verrà rivelato? Il modo di conseguire il potere necessario a liberare per sempre questa terra
dalle arti infami del principe Kuras. Ma se questo potere cadesse nelle mani di Kuras? È proprio questo che mi tormenta. Perché se Kuras avesse un giorno potere assoluto sulla nostra terra, sarebbe la rovina per la Marabia. Il potere assoluto. E speriamo che egli non senta le mie parole. Allora noi due dobbiamo risolvere questo mistero prima che lo risolva il principe Kuras. Se Allah ci darà aiuto. Un primo aiuto è già qui. Vedo una nave e un lungo viaggio. Un'isola. E questi simboli che ostacolano devono significare pericoli mortali. O grandi ricchezze anche. Qualche tesoro nascosto. Oppure non significano nulla. Più ci studio sopra, più le mie idee si confondono. E questo amuleto, allora, che cosa significa? Bisogna ancora trovare la sua terza parte. E dobbiamo trovarla. Altrimenti la nostra terra sarà rovinata per sempre. Ma come faremo a trovarla? Ma non vedete? Il meridiano e le scogliere e l'isola. È una carta, è chiaro. Una carta nautica. E tu sei un marinaio, Sinbad. Allah sia lodato. Puoi andare. Ma cos'è qui? Un monastero? Con l'alta marea salpiamo. S'era levata solo due veli. Se il vento è favorevole dovremmo arrivare qui prima che sorga Venere. Dopodiché seguiremo Orione per acque che non ho mai navigato prima d'ora. Ma perché mi guardate? Si deve credere nel destino. Perché è il destino che ci ha fatto incontrare. È probabile. E con l'aiuto di Allah non potremo non vincere. C'è un antico proverbio nel quale io credo. Confida pure in Allah, ma lega il cammello. Quella è la spia di Kuras, il suo informatore. Ormai ci ha già tradito. Per Allah onnipotente, che cos'era? Un essere creato da Kuras. Il suo nome è Homunculus. Una specie di prolungamento delle sue orecchie e dei suoi occhi. Adesso Kuras sa tutto ciò che sappiamo noi. È una gara, allora. Una sfida. Noi cerchiamo un'isola, una terra che non conosciamo. E anche lui la cercherà. Trovami una nave con un capitano di cui possa fidarmi. Che sia pronta a partire oggi con l'alta marea. Thank you.
Alzati. Veramente magnifico. Siete anche superiore alla vostra fama. Siete Sinbad, vero? Capitano della nave che c'è oggi in rada. Appunto. Ah. Io sono Ahim, proprietario di questo prospero magazzino. Ho da darvi un incarico. Mi dispiace, ma sto per partire. No, si tratta solo di una piccola cosa. Il tempo di bere una tazza di caffè con me. Mi dispiace. Oh, vi prego, non siate scortese. È proprio questione di un istante. È un piacere quello che vi chiedo. Quello è mio figlio Arun, buono a niente, svogliato. E io come... Vi darò 200 monete d'oro se lo prendete a bordo con voi. A bordo con me? ma non mi serve neanche come zavorra. 300 monete d'oro, allora. Voi non potete prendere due angurie con una mano e io non posso fare miracoli. Shalom. Presto, presto. Vi prego, sedetevi. Chi è quello? La ragazza? È una schiava. Ma a voi piace, la vorreste avere? Vi appartiene. Ve la do così per niente, insieme a mio figlio e a 400 monete d'oro. Come ti chiami? Miriam. E quel segno? Da dove viene? Non lo so, ce l'ho da quando ero bambina. L'occhio del mare. No. È un tatuaggio e non va più via. Forse è di buon augurio. Sì, per allontanare gli spiriti maligni. Non hai proprio altro da dirmi? È ben modellata, ma certo, se fosse più grassa sarebbe molto meglio. Ma di notte, un chicco di Gran Turco è tale quale è una perla. Ai miei occhi è bellissima. Sì? Affare fatto. La ragazza, mio figlio e 400 monete d'oro. Allah vi sorrida. Io credo che riderà di me. Portateli alla mia nave. Così sarà fatto. Questo viaggio non mi convince. Salute a voi. Guarda, guarda chi sta arrivando. Benvenuto a bordo. C'è chi dice che l'oro può dare alla testa. Pensa a quello. Salpiamo. Pronti a portare le vele. Salpare. Borda le vele. Alza. Dai, alza. Il vento è favorevole. Volta alle dritte. Bene così. Con questo vento si cammina. In forza le scotte! Ogni viaggio è una nuova avventura. Sapete quello che mi aspetto da voi? Certo, signore. Tra pochi istanti la nave di Sinbad doppierà quella punta e si dirigerà in mare aperto. Noi dovremo seguirla. Con intelligenza e scaltrezza, tenendoci costantemente a distanza visiva. Chi sa aspettare raggiunge il suo scopo. Anche tu la pensi così, Rashid? Sì. Sì, anch'io. Un'isola qui, se non è inventata, non può essere che quella che sappiamo. Lemuria. Lemuria?
Sì, è un'isola mitica che i naviganti stanno cercando da secoli. Si dice che sia tutto quanto rimane di un continente sconfinato che è stato inghiottito dall'oceano. Dicono che sia una terra piena di pericoli mortali. E nel suo interno... Colui che teme l'ignoto un giorno avrà paura anche della propria ombra. Adesso lo sapete! Noi cerchiamo Lemuria! È una sfida della nostra intelligenza alla morte! Ma ne vale la pena! Se troveremo quest'isola, ognuno di voi sarà ricompensato generosamente. Siete tutti con me? Sì! A Lemuria! A Lemuria! Anche il bottino sarà vostro! Dovessimo andare a trovarlo anche all'inferno! Nulla può comprarci, capitano! Solo il denaro! Ma sappiate una cosa, i poltroni non saranno sopportati in questo viaggio. Ogni uomo dovrà fare il proprio dovere, e anche di più! Ma cos'è tutta quest'acqua? C'è acqua dappertutto. Siamo in mare. È un genio. Il magazzino di mio padre e mio padre che diceva... Ho trovato! È stata un'idea di mio padre, vero? Un giro in barca per farmi passare la sbornia, per rischiararmi le idee. D'accordo. Questa brezza mi ha fatto bene. Ormai ho le idee chiare. Torniamocene a casa. Mi dispiace. Siamo al largo ormai. Tu farai con noi tutto il viaggio. Tutto il viaggio? Eh beh, in fondo non è gran cosa. Un paio di giorni in mare non fanno male. Una settimana? Forse un mese? Sarà più di un mese. Beh, anche due o tre anni. Due o tre anni? Ma sarò un vecchio allora, un vecchio cadente. Dov'è la mia cabina? Che mi metto subito a letto. Niente cabina e niente letti. Sul ponte, con gli altri. E se vuoi mangiare, lavora. Come? Cosa? Ma è terribile. Harun. Cammini sul ponte come un leone in gabbia. Visto che sei dedito alla shish, dovresti essere più calmo. Ti metterò di vedetta, eh? Di vedetta? Dovrai solo stare seduto e guardare il mare. Guardare il mare? Certo! Harun? Inkoff? Seduto, ma in coffa. Ricordavo di avere compagnia. Scusami. No, 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 no. Non ti devi prostrare. Tu sei un ospite qui. Ma io sono una schiava. Schiava? Avanti, alzati. T'appartengo ormai. L'appartieni? Nessun essere umano può possederne un altro. Sei libera adesso. E non appartieni che a te stessa. Su questa nave, tu non sei a disposizione di nessuno. Mi hai capito bene? Brava. Adesso mi cambio. Dammi da bere. Per favore. Starei qui a dormire.
Sicuro? Capitano Sinbad! Sinbad! Che c'è? Harun ha visto una luce all'orizzonte. Là, guarda. È una nave. Ci segue. Mantieni questa rotta. Bene. E all'alba sarà ancora là, vuol dire che ci segue. È piuttosto veloce. Eh già. Dovremmo invertire la rotta e affondarla. Se non ci affondano prima loro. Non si contano le navi pirate che Sinbad ha colato a picco finora. Abbiamo tutto da perdere, Sinbad. Il vantaggio è nostro, dobbiamo mantenerlo. Ma una nave come quella ci raggiunge quando vuole. Bisognerà giocare d'astuzia. Mi hai messo in ordine la cabina? Hai tutte le qualità della donna. Sì, proprio tutte. Meno una. Quale sarebbe? La curiosità. Non mi hai mai domandato perché ti ho voluta in questo viaggio. Fino a poche ore fa ero ancora una schiava. Le schiave non fanno mai domande. E poi io sono contenta di essere qui. Ci danno la caccia. Ci inseguono. E dobbiamo sottrarci a questo inseguimento. E chi è che ci insegue? Un uomo. Un uomo che ha dei poteri occulti. È uno dei motivi per cui sei qui. L'altro è il segno che hai sulla mano. Sulla mano? Cosa c'entra? Questo non lo so neanch'io. Alla via così! Lo trasciniamo su questi bassi fondi che sono qui. Nella speranza che vada su qualche scoglio, eccoli a picco. Ma questo è un rischio che correremo anche noi. Non è la stessa cosa. Siamo già ricorsi a questo sistema, vero Rashid? Sì, varie volte. Ma come fa a vedere dove andiamo? È incredibile. Qui non si vede niente. Sinbad non ha bisogno di vedere. Lo sente dove stiamo andando. Pronti ad ammainare le vele. Fondo all'ancora. Non ancora. Seguiamo quella nave. Ma se continuiamo, finiremo sugli scogli. Se Sinbad ci passa, possiamo farlo anche noi. Forse lui avrà una carta precisa. La profondità diminuisce. Continua a scandagliare. In bando le scotte. Tre braccia. La quarta a sinistra. Va bene, Sinbad. E che Allah ci aiuti. Fatira agarate nage, dol kafateriangadateriata, curas, curas.
Dagli con l'arpione! Bisogna levargliela! Sotto con le torce! Torna a me! Torna a me! Oh, oh. Ma affonda! Sta andando a fondo! Impossibile! Il legno galleggia! Ma l'arpione è di ferro! E ha preso la carta nautica! Sì, ma io la so a memoria! È qui! Padrone! Padrone! Ma che avete? Sembrate invecchiato. Padrone, voi state male. Hai visto tutto, vero? Avete gridato e sono venuto. Allora tu sai? Sì, padrone. Sì. Sì. Ma morirete se continuate così. Invocare i demoni delle tenebre ha il suo prezzo. Ogni volta che ricorro a loro, io distruggo una parte di me stesso. Vieni, Ahmed. Non abbiamo un minuto da perdere.
Agguanta, agguanta! Su. Fila un po'. La sciabola. Riprendiamo la rotta, capitano. Vi piace la musica, capitano? Moltissimo. Mi suonerai qualcosa un giorno? Ma è quello che sto facendo. Terra prora! Lemuria, dove troveremo la soluzione del nostro enigma. All'alba sbarcheremo. E che la buona fortuna ci tenga compagnia. Il capitano dice che siamo perfettamente in rotta. Ma non c'è speranza di raggiungere Sinbad. Non importa, Ahmed. Io ero preparato a questa possibilità. Non è una sorpresa per me. Radici e pochi estratti di erbe mi saranno sufficienti. No! Non gettare pietre nel pozzo al quale bevi. Oseresti sfidare i demoni delle tenebre? Io ho già visto quello che sanno fare. Ecco, guardate. Guardate come vi hanno ridotto. Se continuate, morirete prima che questo viaggio sia finito. Non hai più fiducia nei miei poteri? La vittoria sarà nostra, Ahmed. Ecco fatto. Il mio sangue gli darà la vita. Temere, Ahmed, è il nostro alleato. Thank you.
Avanti. Va a trovare Sinbad, mio piccolo amico. Trovalo. Devi trovarlo. La magia purga le anime, Ahmed. Di notte con le orecchie, durante il giorno con gli occhi. Là si muove qualcosa, tra quegli alberi. Venire anche tu? Certo, le mie gambe hanno sete di terra. Anche se è pericoloso? Come sarebbe? Come sarebbe? Nessuno mi ha detto che era pericoloso. Tu non l'hai chiesto? Essere arrivati su questa terra è già un primo successo. Rimandali a bordo e fagli dare del vino. Va bene. Ma dobbiamo affrontarla da soli, questa avventura? Non è troppo azzardato? Abbiamo quanto è necessario per difenderci. Non aver paura, Ahmed. Sinbad, guarda!
Hai paura, per caso? Io? No! Ho un cuore coraggiosissimo. Sono le gambe che mi fregano. Come era scritto, ecco il tempio dalle molte facce. Il tempio dell'oracolo, quello che tutto conosce. Non avrei mai sperato di arrivare fin qui. Il supremo potere è quello che dobbiamo raggiungere. È l'oracolo? No, il suo guardiano. Ed è a lui che ci dobbiamo rivolgere. Siamo latori di un simbolo, di un segno dei sultani di Marabia. Veniamo a rendere omaggio all'oracolo di ogni sapere. Ecco i due amuleti che combaciano perfettamente. Nascosto là, fare più impervi ed ore. Difficile capirlo. Nessuno mai vince se un altro non perde. Ma dietro a voi intravedo una luce movente che un demone ispira, spinto dalla sua ira contro ogni essere umano, con satanica mente. Eccolo, è già presente. Destino, destino. Destino invisibile che gli uomini sperano di evitare, ma egli già traccia la vostra via, così come al navigante la traccia la stella sul mare. Destino, nel di lui nome il male e il bene si incontrano, e ogni uomo al destino dovrà soggiacere. Solo una possibilità ha egli di far pendere la bilancia da un lato o dall'altro. Il destino però sa già quello che ha scelto per voi. Quale sarà la vostra sorte e quando verrà la vostra ora, che voi conoscerete soltanto quando quell'ora starà per scoccare. Andate. Andate ora. Dove? Andate a settentrione. Là dove sono le terre sterili e i templi pagani e i riti occulti. E troverete una dea.
una dea che non ha due braccia, ma molte, ed esse danno la morte a chiunque voglia violarne il segreto. E là, in quel luogo nascosto, lontano dagli occhi dell'uomo, è racchiuso il terzo amuleto d'oro che completa il disegno. Andate ora. Andate ora. Andate. Rashid! Addio, Sinbad. Forse il nostro destino era di essere sepolti vivi. Il nostro destino è nelle nostre mani. Abbi pietà di noi, Allah. Un cane vivo vale più di un leone morto. Aiutaci, Allah! Rashid, il tuo arco. Voi, coi turbanti e le cinture, fate una corda intanto. Eh sì, uno per uno impazziremo tutti. È una freccia. Una bella freccia robusta. Per questo la corda. Avanti, su, facciamola questa corda! Lega il cammello. Ehi, avanti, datemi i vostri turbanti e le vostre cinture, presto! Presto! Questa è forte. Tira. Sì, va bene. Rashid. L'abbiamo fatta! Io sono il più leggero.
Ma il più matto sono io. Piano, Simba. Va troppo stretto. Avanti, su, venite su! Prima Miriam, presto! Luci che si muovono. È come l'oracolo ha detto. Va bene, andiamo avanti così. Cosa fanno, padrone? Credo che intendano sacrificarci al loro idolo vivente. Oh, potente Kali, più potente di te sono io. Ma tu mi devi obbedire. Thank you.
danza. Danza per me. Ahmed. Padrone. Io resto a colloquio con la loro dea. Vai. Via tutti. Dell'uomo era chiuso il terzo amuleto. Il terzo amuleto deve essere qui in questa grotta. E io lo devo trovare. Insomma, dov'è? Ci deve essere. Ci deve essere. Kuras. Ci ritroviamo. All'ultimo sangue. Non chiedo altro. E che sia il sangue del nostro nemico, potente Kali. Abdul, come on! Ah!
Amuleto. Sopra c'è scritto che la fonte del destino si trova a poca distanza. Sì, ed è là che gli dèi sorridono ai mortali. Ed io non entrerò in quel luogo sacro a mani vuote, perché qui è anche scritto che colui che metterà tutti e tre gli amuleti nelle acque di quella fonte riceverà tre cose. La gioventù, l'invisibilità, e come ultima, una corona di inestimabile valore. Ed è questo il mio destino. Mentre invece il vostro destino è già davanti a voi, poiché voi avete distrutto il sacro idolo. Che Allah abbia pietà di voi. Addio per sempre. Il viaggio è finito. È il mio quasi. Ritorna alla nave, Ahmed. La vostra parola è un ordine, padrone. Fai i preparativi per salpare verso la Marabia. Sì, padrone. La credono una di loro. È una dea. Siamo salvi. No. È soltanto la vittima prescelta dai loro dei. Thank you.
Levatevi la maschera! Scopritevi la faccia! Un'altra caverna. Voi due. Fa che i miei poteri non mi vengano meno. Fa che i miei poteri mi assistano.
La fonte del destino, finalmente. Miriam! Miriam, vieni! Tu hai seguito me invece di Kuras. Allora sarà lui a vincere. A vincere? Che cosa? Non ti importa. Non mi importa. Ma la corona di inestimabile valore. Non so che cosa farmene. Questa è la meta. Afatiraga, Ratanage, Dalka, Afaberianga, Dateriataron. Ho di nuovo la forza della gioventù adesso. È troppo tardi, Sinbad. Ma l'invisibilità, la corona di inestimabile valore, non le avrai mai! Oh, dei! Oh, demoni delle tenebre! Liberatemi per sempre da questo nemico che si innalza fra me e il mio destino! Vi scongiuro! Non ti ascoltano, Kuras! Vi imploro! Uccidilo! Uccidi Sinbad!
come ha predetto l'oracolo, le forze del bene e del male che lottano eternamente. Sì, ma ha anche predetto che le fragili forze di noi mortali possono far pendere la bilancia da una parte o dall'altra. Adesso, Sinbad, anche l'invisibilità è mia. Io ti vedo benissimo. Per ora. Apri gli occhi, Sinbad. Se non mi vedi, non mi puoi uccidere. Complimenti, Sinbad. Maneggi la spada da maestro, ma gli occhi ti tradiscono. Adesso poi non mi vedi per niente, vero? Con tutta la tua forza e la tua abilità, sei completamente nelle mie mani. Io posso ucciderti quando voglio, Sinbad. Quando voglio. Dove sono? Forse ti sono accanto. Vedi?
Tu non mi puoi uccidere, ma io posso uccidere te e tutti gli altri. Una corona di inestimabile valore. Io penso che sia più giusto che siate voi il successore al trono di Marabia. Ed ho la sicurezza che questa corona sia stata messa nelle mie mani dalla saggezza di Allah perché la ponga sul vostro capo. Ringraziamo Allah della sua saggezza. Ma dimmi una cosa. Simba, perché hai fatto questo? Perché hai rinunciato ad un regno e a tesori incalcolabili? Perché voglio essere libero. Un re non è mai libero. Gli dicono anche chi deve sposare. Capitano! Capitano! Posso considerarmi un marinaio di quelli veri adesso? Harun! Legati, non fare imprudenze! Niente paura! Io ho grande fiducia in Allah! Però leghi il cammello!